Le dimissioni e l'arresto dell'ormai ex sindaco di Foggia Franco Landella hanno determinato lo scioglimento dell'assemblea e il commissariamento della città. Verrà traghettata dal prefetto già alla guida dell'ufficio territoriale del governo di Bari. Ci riferisce Michele Peragine. Lo scioglimento del Consiglio Comunale del capoluogo d'Auno e la nomina a commissario di Marilisa Magno, già prefetto di Bari dal 2017 al 2019, che reggerà il comune sino a nuove elezioni. È l'ultimo atto del prefetto uscente di Foggia, Raffaele Grassi, che domani lascerà l'incarico, sostituito dall'ex questore di Roma, Carmine Esposito. Lo scioglimento dell'Assemblea Municipale Foggiana, dopo le dimissioni del sindaco leghista Franco Landella il 4 maggio scorso, a seguito di diverse inchieste giudiziarie riguardanti il comune ed una perquisizione domiciliare. Ieri scadeva il termine per un eventuale ritiro delle dimissioni, ma Landella, ricordiamo, da alcuni giorni agli arresti domiciliari con altre 3 persone per corruzione e tentata concussione. L'ipotesi di corruzione per l'ex sindaco riguarda una presunta tangente da 32.000 euro suddivisa con altri consiglieri comunali, tra cui Capotosto e Iacovangelo, anch'essi ai domiciliari, incassata da un costruttore Tonti, anch'egli in reclusione domiciliare per una vicenda edilizia. La tentata corruzione invece riguarda solo Landella per una presunta richiesta di 300.000 euro relativa ad un appalto milionario per la pubblica illuminazione. Sarebbero state le dichiarazioni di un altro indagato, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, finito in carcere anch'egli 2 mesi fa per una storia di mazzette, a coinvolgere pesantemente l'ex sindaco. Questi, tramite il proprio avvocato, respinge le accuse asserendo di essere vittima di una ritorsione da parte di un suo avversario politico, pur essendo nella stessa maggioranza. Giovedì 27 maggio previsti gli interrogatori di garanzia.